Il grande Slidini promette una cosa: farà sparire un foglio di carta davanti ai tuoi occhi senza che tu te ne renda conto. Ma la cosa ancora più straordinaria è che tutto il pubblico davanti a te capirà il trucco e tu no. Così Slidini ti fa sedere di fronte al pubblico, si mette accanto a te, ti chiede di tenere le mani a coppa e di fissarle attentamente. È lì che poggerà il foglio di carta e che lo farà poi sparire. E così avviene. Come visto, tiene il foglio in mano, accartocciato, e poi uno, due, tre, il foglio non c'è più. Milton Erickson, negli anni 50, 60, 70, 80 è morto, sostenne un discorso dirompente per l'epoca, per la psicoterapia dell'epoca. Il problema non è l'inconscio, il problema è la coscienza. Quando mettiamo troppa coscienza in ciò che facciamo, la performance si interrompe o si guasta. Facciamo un esempio. Immagina una persona con un cosiddetto disturbo sessuale, pensa a un'eiaculazione precoce o una dispareunia. Entrambe hanno una cosa in comune. Infatti è molto probabile che entrambe le persone con questo problema abbiano una cosa in comune, facciano una cosa in comune, sono troppo concentrate sull'atto in sé, sul fatto per esempio di non venire troppo presto o di non provare dolore o sull'aspettativa di provare dolore. Semplificando, entrambe stanno proprio concentrando la propria attenzione sulla fonte del problema e questo non fa altro che mantenere in vita il problema stesso, se non proprio crearlo. Non è un caso quindi che durante il mio studio delle nove logiche sottostanti gli interventi di terapia breve, che peraltro di recente ho presentato anche per il LACT, l'Istituto di Terapie Brevi parigino di Grégoire Vitry, ho trovato che una serie di tecniche vanno proprio a spostare l'attenzione del cliente. Per esempio, proprio nell'eiaculazione precoce si può consigliare alla persona di concentrarsi non sul primo rapporto, ma sul secondo, anzi di venire nel primo rapporto il più in fretta possibile per poi godersi e far godere il secondo rapporto. Quindi qual è l'idea sottostante a questo genere di tecniche? Molto semplicemente l'idea è quella di chiedere alla persona di fare qualcosa mentre sta facendo qualcos'altro, oppure di tenere impegnata la sua attenzione mentre fa qualcosa. Facciamo qualche esempio. Avevo già citato il caso in cui Milton Erickson a una persona che aveva paura ad attraversare le strade chiese proprio di fargli il favore di imbucare una lettera. La persona, probabilmente anche complice il fatto che Erickson stava su una sedia a rotelle, che usava il suo linguaggio suggestivo, monotono, prese e attraversò la strada senza rendersene conto, perché la cassetta delle lettere si trovava dall'altra parte. Un'altra tecnica è quella del cosiddetto diario di bordo, in cui alle persone con attacchi di panico si chiede di compilare un diario, una serie di voci, nel momento esatto in cui l'attacco sta sopraggiungendo. In quel modo la sua attenzione sarà spostata sul diario di bordo e non sull'andare a monitorare le proprie reazioni interne che perpetuano il problema, lo tengono in vita e magari lo creano proprio, creano l'attacco di panico. E di questo si parla anche in letteratura, ad esempio nel bellissimo Terapie apparentemente magiche di Matteo Rampin, a cui peraltro ho fatto una intervista che puoi vedere sul mio canale YouTube. Matteo Rampin fa la connessione, la comparazione tra le terapie brevi e una cosa che avviene all'interno dell'illusionismo, cioè la misdirection, lo spostamento dell'attenzione. E io anche nella mia analisi di oltre 100 tecniche di terapia breve ho appunto trovato che molte di queste si concentrano sullo spostare l'attenzione, sullo spostare la coscienza, che in questo modo da strumento prezioso finirebbe se no per diventare un ostacolo inibente. È stato un tum Basta, tum. ti facciamo purtroppo. Un ostacolo inibente. Fantastico. Cioè, anche l'assistenza. Che c***o vogliamo qua? Slidini, slidini! Questo lo mettiamo alla fine.